E di rieccoci qua, benvenuti a questa trasmissione Gesù secondo i bambini, che in questo caso è secondo i ragazzi, perché a fianco a me ci sono dei bambini grandi. Oggi proseguiamo col nostro pomeriggio natalizio dedicato a questi auguri festosi che vogliamo portarvi nelle vostre case. E come appunto l'immagine parla, vedete accanto a me delle ragazze, un bambino, ecco, un bambino ce l'abbiamo. No, non sei un bambino, tu sei pure grande, sei pure un ragazzo, giusto. E anche loro, dei ragazzi, e l'insegnante che è venuta a trovarci, che ringrazio, che è un'amica, Renata Ciao. Gelgiak. Io ho sempre qualche perplessità sul cognome perché Renata è di nazionalità polacca. Polacca. È un insegnante però trapanese che vive da tantissimo, praticamente da sempre qui nella nostra città e lavora all'Istituto Comprensivo Gian Giacomo Ciaccio Montalto, è appunto insegnante di questi ragazzi, insegnante di religione. E oggi sono qui con me per parlarci, per esprimerci il loro Natale, come lo vivranno e in che modo Gesù realmente c'entra nei percorsi natalizi che faranno. Ed è proprio questo il punto che io voglio approfondire. Intanto ve li presento. Come ti chiami? E Gaia. quanti anni hai, Gaia? Quasi 13. Mi Quasi 13. Bene. chiamo Davide e ho 11 anni. Mi chiamo Serena e ho 13 anni. 13 anni. Mi chiamo Miriam e ho quasi 13 anni. Da questa parte abbiamo Francesco. Mi chiamo Francesco e ho 13 anni. Mi chiamo Marco e ho 13 anni. Mi chiamo Chiara e ho quasi 13 anni. Sono emozionati, non so se lo vedete, ecco, perché chiaramente l'impatto con le telecamere non è mai semplice, però voglio dirvi che la loro presenza rende questo clima natalizio che abbiamo creato oggi ancora più significativo, perché sono convinta che come i ragazzi, i bambini ci spiegano la loro fede o il loro modo di sentire quello che l'insegnante spiega di un percorso di fede, è sempre più autentico rispetto a noi adulti. Su questo non ho assolutamente dubbi. Proviamo a parlare un po' di questo loro percorso di fede, di questo insegnamento di religione in un mondo in cui la religione oramai si tende a svicolarla. Allora, c'è da precisare che il percorso da scuola, il percorso di religione non è un percorso di fede, ma è un percorso culturale. L'insegnamento di religione contiene aspetti culturali della religione e delle religioni. Nulla però toglie che parliamo anche dei temi che riguardano la fede, perché i ragazzi fanno delle domande, i ragazzi vogliono sapere delle cose che riguardano la fede in particolare. Io sono il loro insegnante da 3 anni e quindi queste domande ce le facciamo, le faccio io, lo fanno loro e sono fermamente convinta che l'insegnamento della religione deve in alcuni momenti toccare anche questi aspetti, perché la profondità del nostro cuore e le domande che ci poniamo, spesso anche di nascosto, e forse non sappiamo neanche a chi rivolgersi con queste domande, a chi domandare, dove cercare le risposte. E invece insieme questo percorso lo possiamo fare anche a scuola certe E tu volte. come trovi questi ragazzi? Li trovi, come dire, spugne? Sì. Questo assolutamente sì, loro sono veramente sensibili a diversi temi. Quest'anno, per esempio, abbiamo affrontato i temi che riguardano la civiltà. Abbiamo parlato delle immigrazioni, abbiamo parlato delle violenze, abbiamo parlato dei diritti umani e nel secondo quadrimestre affronteremo le religioni nel mondo, quindi anche l'accoglienza, e apertura all'altro, alla diversità. Allora, incominciamo a fare le prime domande. Io inizierei proprio dall'ultimo, da Francesco. Chi è Gesù per te, Francesco? E poi magari a seguire tutti mi rispondete. Chi è questo Gesù? Ma non so, cosa ti ha insegnato la tua insegnante, ma soprattutto tu cosa senti? Perché Gesù? Cioè, chi è? Che vuole da te? Perché Innanzitutto arriva? una figura retorica, un punto di riferimento, perché diciamo tutti dovrebbero comportarsi come ha fatto lui.
E come ha fatto Gesù? Che ha fatto? È stato buono? Sì. Aperto, comprensivo, disponibile? Ma qualcosa in più? Era buono con tutti. Era buono aiutava anche con tutti. Anche con chi non era buono con lui? Sì. E quindi bisognerebbe fare così, bisogna prendere questo esempio. Esatto. Marco? Gesù è il figlio di Dio. Certo, Gesù è il figlio di Dio. È una persona storicamente vissuta. Quindi ci sono anche tantissime religioni che non ammettono la figura di Gesù come figlio di Dio, come hai detto tu. Noi cattolici ci crediamo fermamente. Però comunque è bello quello che ha detto Francesco, perché ha detto a prescindere se è figlio di Dio o meno, cioè non ha detto è figlio di Dio, ha detto è una persona da seguire, perché ha fatto delle cose così importanti e così belle che vale la pena seguirlo. Certo, se è figlio di Dio, ancora di più, direi tu. Certo. Chiara? Per me è un uomo che ci accompagna nel cammino della nostra vita, che ci aiuta, comunque ci fanno fare delle opere buone. E in che modo tu senti che lui ci può aiutare? Dandoci giusti insegnamenti anche di quello che ha fatto quando appunto è vissuto storicamente. Mi puoi fare un esempio? E ad esempio aiutando appunto il prossimo, e anche se magari si è comportato male verso di lui comunque l'ha aiutato ugualmente dandoci altre possibilità. Certo, brava. Gaia. Per me Gesù è sempre, come hanno detto loro, il figlio di Dio, ma è sempre una persona da seguire, perché ci ha dimostrato quindi che anche le persone che lo odiavano oppure gli volevano fare del male, lui le trattava come se erano dei fratelli per lui, quindi gli voleva pur sempre bene. Questo. Gli porgi l'altra guancia, no? Cioè ti do uno schiaffo e io non reagisco, anzi ti dico, ti do l'altra una mano, guancia. Ti aiuto, perché se tu ti comporti così significa che hai problemi con qualcuno e quindi cerco di aiutarti. Capisco che c'è qualche problema, quindi io ti vengo incontro. Bello, Gaia. Davide? Per me Gesù è uno spirito che aiuta agli altri e li fa fare opere buone. E tu senti questo spirito intorno a te? Sì, aiutandoci, ci sta sempre a fianco per aiutarci in problematiche molto gravi. E sta arrivando Gesù, no? Perché noi a Natale, diciamo, nasce Gesù bambino, ricorre questo compleanno, diciamo. E quindi tu ti senti che... E lo spirito è ancora più vicino? Ti senti che questo esempio è ancora più da seguire? Allora, siccome Gesù sta per nascere, quindi sì, sento più la vicinanza di Dio. Bello. Serena? Per me Gesù è una persona molto coraggiosa. Perché nonostante sapesse incontro a cosa andava, quindi al poter essere ucciso o cose così, combatteva per quello che doveva fare, quindi portarci alla libertà poi sacrificandosi. Quello che ha fatto, quello che ci ha insegnato. E Miriam? Per me Gesù, oltre ad essere appunto figlio di Dio, è... appunto una persona da cui prendere esempio, perché al mondo d'oggi non esistono più tante persone come lui, tante persone così buone, perché se una persona ci fa un torto, per esempio, si arriva anche alla violenza, cosa che lui non avrebbe mai fatto. Siamo adesso sotto Natale, quindi siamo in un periodo in cui siamo invitati a seguire questo esempio e siamo invitati anche a fare delle opere buone, delle opere di misericordia. Vorrei che ciascuno di voi pensasse a qualcosa di concreto da fare in questo periodo per augurare veramente un Santo Natale a chi ha più bisogno. Tu cosa faresti, Miriam? Io, se
avessi la possibilità ospitare qualche persona che ne ha davvero bisogno, perché... Solo a Natale o sempre? Sempre, però specialmente a Natale. Perché mi dispiace il fatto che ci siano persone che hanno, cioè che non hanno cose che noi abbiamo, e quindi vorrei appunto aiutarli. Bello. E invece Serena? Io vorrei cercare di aiutare tutte quelle persone che si trovano in situazioni difficili. E magari mi capita di vedere molto spesso gente per strada che non ha famiglia o comunque cerca aiuto, ma molto spesso è ignorata. Ok, però voi dite io vorrei fare questo, ma perché non lo potete fare? O perché non fate comunque qualcosa che potete fare? Parlatemi di una cosa che domani mattina potete magari proporre, autorizzando i vostri genitori, e farla. Tu aiutare una persona da portare a casa, per esempio. Ora, magari sempre no, però lo vuoi fare il giorno di Natale o il 26 o il 27, un giorno. Lo proponi a papà, alla mamma, magari se mi ascoltano mi uccidono in questo momento. Sai che una persona, un bambino, un ragazzo o una situazione, devi riconoscere che è una persona che è in difficoltà, che magari non può neppure mangiare o che è sola. Già solo questo basta per fare un regalo meraviglioso. Individuare questa persona, portarla a casa con l'autorizzazione dei tuoi e farle vivere una giornata in famiglia, per esempio, no? Cioè io vorrei che voi mi parlasse di qualcosa che dovete fare, potete fare domani, non che sarebbe bello fare. Mi sono spiegata? Francesco, che cosa fai allora per Natale? Che regalo farai? Non hai idea? Che regalo? Il microfono. Sì, non ho capito. Una cosa buona da fare per il prossimo. Il microfono, Francesco. Anche, non lo so, portare anche la cena o il pranzo di Natale a qualcuno che ne ha bisogno. E a chi lo farai? Qualcuno che ne ha bisogno. Hai individuato qualcuno? Non lo so, ancora no. Lo farai? Se ho la possibilità, sì. E cosa ti manca? Qual è la possibilità? No, la possibilità nel senso se riesco a portarglielo, ecco questo. Vabbè, ti farà aiutare dai tuoi genitori, cioè vi voglio dire, bisogna farle le cose, bisogna agire per essere anche noi esempio per qualcuno, perché se no diciamo, no Renata, parole, succede, parole, esatto. Parole. Succede sempre, lo fanno gli altri, qualcun altro lo deve fare, alla fine non lo fa nessuno. Esattamente. Io penso che il problema più grande ancora oggi è il cominciare a vedere le persone, vedere i bisogni degli altri, perché ci sono tantissimi invisibili oggi. Oggi tantissime persone vanno al cinema, hanno questi film di supereroi, no? Sì. Fanno degli incassi stratosferici. Invece persona che mi ha fatto pensare quello che hanno detto ragazzi, che Gesù è una persona da seguire. Loro lo vedono molto umano. E poi è più difficile trasportare questa bontà, questa voglia di aiutare e trasformarla in fatti. Però se già cominciamo almeno a vedere, non guardare oltre la persona come se fosse fatta di vetro, come se fosse invisibile, se riusciamo a vederla, forse già questo è un primo passo. Sì. Loro forse in quel momento si trovano leggermente in difficoltà perché naturalmente dipendono dai genitori, però ci sono tantissime attività. La nostra scuola per esempio vende ogni anno i calendari per il Madagascar, dove la nostra diocesi fa delle opere del bene, di misericordia. Esatto. Sì. Gli anni passati abbiamo anche adottato alcuni bambini a distanza, la nostra scuola lo ha fatto, e a tutte queste iniziative ragazzi hanno partecipato. Ogni anno facciamo la corsa contro la fame,
Quindi raccogliamo ogni anno i soldi per i bambini che da mangiare non ce l'hanno. Quindi qualcosina c'è, forse loro non si rendono conto perché sono in questo momento emozionati, come hai detto tu, ma le cose le fanno durante l'anno, forse sotto Natale sono tutti occupati di d'altro, no? È così. A proposito di cose che fanno, io ho saputo che avete realizzato un presepe bellissimo e pregherei la regia di mandare le immagini del video che stamattina ho ricevuto. Parliamo di questo presepe. Chi me ne parla? Dai, Chiara. Chiara. Abbiamo realizzato questo presepe con anche dei materiali riciclati e l'abbiamo realizzato appunto collaborando tutti insieme. Ecco qui, vediamo le immagini. Vediamo le immagini di voi che lavorate. Chi è che ci descrive queste immagini? Serena. Davide, Serena. Serena, descrivici queste immagini, cosa state facendo? Lì stiamo mettendo a punto quello che vogliamo fare e quindi dopo realizzarlo. Passo dopo passo siamo riusciti a fare comunque, credo e spero, un bel lavoro, mettendo ognuno un po' del suo. Ecco, i materiali riciclati sono cosa? Cartone? Il cartone, qualcosa in più che qualcuno aveva a casa, magari come stuzzicadenti, tappi di bottiglie, riso. Quindi, ecco, paglia. E i pastorelli come li avete realizzati? Con Davide. Davide. Davide, dimmi di questi pastorelli, come li hai fatti? Allora, questi pastorelli l'ho fatti io, ma anche un mio amico che oggi non è potuto venire. Mm-hmm. E, io tipo ho fatto la Madonnina, Gesù Bambino e altri pastori. Un mio amico ha fatto... Giuseppe e altri pastori, cioè, utilizzando il DAS. Ma che bravi, veramente l'idea è assolutamente originale. E tu mi stavi parlando, Renata, di un progetto. Sì. Tutti questi ragazzi fanno parte di un progetto della nostra scuola, Tinkering, cioè Tinkering, mettere le idee in opera, in fatti. Infatti durante i nostri incontri noi progettiamo, riutilizziamo quello che troviamo nelle nostre case, nella nostra scuola e ricostruiamo alcune scene, come per esempio l'anno scorso abbiamo costruito la fattoria ecologica con il mulino a vento, con il mulino ad acqua, con i pannelli solari, quindi siamo sensibili anche da quel punto di vista sulla natura. E questo è il progetto assolutamente ideato dai ragazzi. Ad uno dei primi incontri hanno detto che vogliono realizzare il presepe. È idea tutta loro, materiali hanno raccolto loro, solo i cartoni più grandi abbiamo trovato a scuola. È tutto opera loro. Io non ci ho messo neanche un dito. Ma che veramente, questo è veramente bello. Mi avevano promesso che l'avrebbero portato qua in diretta, però era grande. Era grande. Non rientrava in nessuna delle macchine. Va benissimo, perché lo abbiamo visto molto bene anche in questo video, anzi ringrazio chi lo ha realizzato della vostra scuola. Dunque, adesso facciamo gli auguri ai nostri telespettatori. Sapete, Davide, lo dico a Davide perché Davide è un bambino veramente bellissimo, giudizioso. È vero, sei giudizioso. Qual è il tuo miglior pregio? Aiutare. Solo aiutare. Sì, sono strettamente collegati. Aiuti perché percepisci i bisogni degli altri. Bellissimo. E senti, Davide, ti volevo chiedere, ma se tu dovessi fare gli auguri ai nostri telespettatori che sono persone che stanno a casa, persone anziane, persone malate, che cosa gli diresti? Di affrontare ciò che stanno vivendo e andare sempre avanti. Che bravo. Serena pure, ragazza, ora vi dico come vi vedo io, vi conosco per la prima volta, ma tu mi sembri così saggia e anche una bella, bella proprio, bella dentro. Dimmi Serena, tu che cosa diresti ai nostri telespettatori? Direi di
Cercare soprattutto di passare il Natale in famiglia perché è una delle cose più belle che si possa vivere. E, se non è possibile, cercare qualcuno con cui passarlo e dare questa gioia a quel qualcuno. Miriam invece la vedo una persona seria, compita, ma allo stesso tempo affidabile. Deve essere una bambina a cui se le cose le si dicono le fa. Io per fare gli auguri direi di passare il Natale con serenità, senza pensare magari ai problemi, cercare di rilassarsi in questo periodo, perché Natale è davvero un periodo bello. Eh sì, Natale è un periodo bello, è vero Gaia? Dai il microfono a Gaia. Gaia la vedo una ragazza, lei è energetica, mi trasferisce energia questa ragazza. Devi essere piena di idee, devi essere una ragazza che affronta bene le cose. Allora, oltre al nostro pubblico, che è chiaramente un pubblico molto attento a tutto quello che noi mandiamo in onda, perché è un pubblico che sta spesso a casa per via di situazioni e circostanze familiari, ci sono anche tante nonnine che ci seguono. Tu le hai le nonne? Ecco, a queste nonnine che augurio fai? Direi di godersi soprattutto i nipoti e di passare questo periodo speciale con la propria famiglia. I propri nipoti soprattutto? Sì. Non c'è gioia più grande. E i tuoi nonni? Ce li hai tutti e quattro? Una mi manca. Ah. Allora, Chiara, che augurio facciamo ai nostri telespettatori? Di passare un Natale sereno e con tutti i familiari, scambiarci gli auguri e di passarlo con serenità e godersi questi giorni di felicità. Chiara è una ragazza dalle idee chiare, proprio la vedo lineare in tutto ciò che dice. Questa acconciatura natalizia poi è veramente graziosa. Marco. Io direi di passare il Natale insieme alla famiglia e di non pensare ai problemi che ci sono, anzi, diciamo, trascurarlo un poco, perché Natale, l'atmosfera natalizia comunque è molto bello. Marco lo vede invece un bambino bravo, un ragazzo, scusatemi, io vi vedo bambini ma siete ragazzi, 13 anni, non è bravo? Marco fa la faccia di... No, Marco, ora ti dico cosa invece penso di te. No, Francesco, tu sei... Marco mi sembra bravo e mi sembri anche studioso. Sei studioso? No, per niente? No, no. Niente. Non ci ho azzeccato. Esatto. Allora, Francesco. Francesco deve essere il vivace del gruppo. Come, che auguri facciamo ai nostri telespettatori? Di passare il Natale serenità e spensieratezza e con la famiglia. Sentite, ma in serenità, no, io lo sento dire sempre, sereno Natale, buon Natale, auguri di serenità, ma che significa? Senza pensieri. Passare il Natale senza pensieri. Per te significa pure senza pensieri? Chiara, tu che dici? Di passarlo serenità vuol dire con gioia e se magari hanno problemi provare a non pensarci e se hanno magari perso un loro caro stare vicino comunque a quelli che magari sono tristi per questa cosa e comunque viverlo felicemente. Sentite, ma voi sapete cantare? Ma se accenniamo uno tu scendi dalle stelle ai nostri telespettatori come la vedete? Dai, facciamo una prova. Sì. Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta fredda al gelo, e vieni in una grotta al freddo al gelo. Siete bravissimi. Allora, adesso vorrei che invece mi parlaste di tutti i vostri progetti che dovete adesso affrontare con la nuova scuola. Che cosa dovete fare? Iniziamo da Davide.
come iniziare i buoni propositi. Perché sapete, quando inizia un nuovo anno, io quando ero bambina facevo così, Renata, quando iniziavo un nuovo anno, a fine anno scrivevo una pagina nel mio diario e dicevo tutto quello che non ho fatto quest'anno. Ah, non sono riuscita a fare questo, vorrei raggiungere questo obiettivo, vorrei fare quest'altro, vorrei fare questa. E poi mi ripromettevo dall'1 gennaio di raggiungere questi obiettivi. Voi ne avete? Allora, io ho un obiettivo, è quello di affrontare tutte le mie paure. Cioè, sto cercando di avanzare, facendo passo dopo passo. Passo dopo passo? Sì, sto cercando di superarlo. E che paure hai? Quello più frequente è il buio. Poi altre non... Quindi ti sei predisposto di incominciare ad affrontarlo e a vincerlo. Bravissimo, sei molto coraggioso. Ti apprezzo molto. Gaia? No, ci sarebbero tante cose, cioè magari sono pure cose lunghe da andare a elencare tutta. Magari un paio. Una cosa sarebbe intanto riuscire a superare la terza media e farmi una via per il lavoro. E iniziare a farmi una via per il lavoro. Cioè incominciare a pensare cosa vuoi fare nella vita? Sì. Cosa ti piacerebbe? Hai già un'idea oppure... Allora, un'idea sarebbe di quella andare a fare la guardia di finanza, una cosa del genere. Ah. Ottimo. Serena. Il mio principale obiettivo per l'anno prossimo è superare la terza media. Possibilmente. Ma che problemi avete? Siete così bravi. Possibilmente senza ansia. Certo. E poi anch'io cercare di capire che cosa voglio fare nella vita comunque, perché ancora non ho le idee chiare. Ma anche tu ti stai orientando verso qualcosa? Più o meno, non so ancora cosa fare. Miriam. Anche io vorrei cercare di passare la terza media e di superare l'esame, soprattutto perché mi mette davvero ansia questa cosa. E poi di superare alcune delle mie insicurezze. Queste sono importanti, perché le insicurezze alle volte sono quelle proprio cose che ci frenano, che non ci fanno andare avanti. Detto bene, sono delle paure che ci danneggiano. Bisogna affrontarle. Io vi auguro, perché siete bambini così, ragazzi, così saggi, così sensibili, così giudiziosi, che vi meritate come sarà il futuro più bello e più roseo del mondo. La terza media la supererete sicuramente e senza ansia, non ti preoccupare, Serena. Chiara? Io anche io spero di superare la terza media e poi comunque di migliorare l'anno sempre di più, comunque in generale. Certo. E Marco? Io anche di superare la terza media. Ma solo su obiettivo ci avete nella vita. Oggi hanno ricevuto le tesine, il titolo delle tesine, quindi devono affrontare... Esatto. E poi basta. C'era una mia amica della, sì, credo che era della scuola media, che quando ci dicevamo che facciamo un altro anno, lei, siccome era un po' più grassottella, l'unico obiettivo che aveva era io devo dimagrire. Marco. Francesco. Francesco, perdonami, Francesco. Superare la terza media, vabbè, e poi cercare di passare l'estate al meglio l'anno prossimo. Ma non avete l'obiettivo di trovare un fidanzato? Cioè delle cose che pensavamo alla vita, pensava a queste cose qua, che fanno cambiare il mondo. Loro non si ricordano in questo momento, ma hanno un compito importantissimo da svolgere, da me assegnato per il Natale. E avevo detto che avrei interrogato dopo il rientro. Qual è il compito, ragazzi? Chi lo vuole dire? Non lo ricordo.
di passare il Natale con la famiglia senza, senza pensieri, in gioia. E con gioia. Questo è il mio compito per Natale. Ed è un progetto bellissimo da realizzare. E non è facile sempre. Ma non è l'anno nuovo. Non è l'anno nuovo? Cioè, l'anno nuovo. Esatto. Però potrebbe essere la base per l'anno nuovo. Beh, mi sembra un progetto meraviglioso da affrontare sicuramente per Natale e poi da perseguire costantemente per tutta la vita, perché non c'è cosa più bella che, l'avete detto voi, la serenità in famiglia. Per cui se noi, ciascuno di voi di conseguenza, si rende strumento di questa serenità cercando di evitare i capricci, le mancanze di rispetto, una parola di troppo, un aiuto che non arriva alla mamma o al papà, già tutto questo fa tanto per creare un clima sereno in famiglia e quindi passare poi il Natale gioioso che vogliamo e soprattutto una vita gioiosa e serena. Quindi ciascuno di voi che possa fare il proprio compito. Ce lo promettiamo? Io me lo prometto per la mia famiglia e voi me lo promettete per la vostra? Al mio tre, un sì? Uno, due, tre? Sì! Hanno già superato il compito, dai. Bene, io credo che siamo in chiusura, per cui un'ultima battuta la vorrei fare con questa bella insegnante, perché Renata si prodiga veramente per i suoi alunni e lavora costantemente per i valori che dobbiamo trasmettere. Dicevo prima, bisogna essere esempio per poi un giorno i ragazzi poter diventare testimoni di qualcosa. E io penso veramente che Renata lo faccia questo lavoro, o perlomeno la cosa più bella è provarci in tutti i modi. Sì, io credo fortemente in quello che faccio. sono insegnante di religione da oltre 25 anni e se non ci credi non si riesce ad andare avanti, perché non è facile nel mondo di oggi parlare dei valori che spesso sono già dimenticati o messi in disparte, e invece pian piano si scopre che c'è proprio bisogno quasi disperato di parlare di questo, perché nel mondo di oggi mancano i punti di riferimento. E forse Francesco aveva detto che è un punto, Gesù è un punto di riferimento, e forse quello ci dobbiamo ricordare sempre. Che questo messaggio possa arrivare nelle vostre case con tutta la speranza e la gioia di questa sede televisiva che vi annuncia non solo la speranza di questo nato, e poi risorto, che festeggeremo a Pasqua, ma vi annuncia soprattutto tutta la capacità che l'essere umano ha in sé per seguire questo esempio, per seguire in un cammino, tra le altre cose, che non è umano, ma che può arrivare verso la santità, a cui tutti siamo chiamati, non solo i prescelti e prediletti, come per tanto tempo abbiamo creduto. Questo è l'augurio che io faccio a tutti voi, con tutto il cuore, con tutta la speranza, dicevo, e la gioia possibile, e che questo veramente possa arrivare nelle vostre case e in tutte le vostre famiglie. Grazie a questi ragazzi, grazie a Miriam, a Serena, a Davide, a Gaia, grazie a Chiara, a Marco, a Francesco, grazie a Renata, grazie a te. Naturalmente grazie a tutti voi per essere stati con noi. Santo Natale. Buon Natale.